Sono le 11.34 e qui ci fermiamo, anche perché da qui ricominciamo a parlare di altri argomenti. È arrivato On The Rock. Buongiorno uomo. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto a Mr. Wolf, che non è quello che risolve i problemi, ma è quello che organizza, che comunque alla fine vuol dire anche risolvere i problemi. Io ti chiamo Wolf, che è il tuo nome di battesimo, sì. No? In italiano come lupo. Esattamente. Sì. Da noi sarebbe forse Lapo. Ma c'è anche lupo. C'è anche lupo. Posso fare un'introduzione? Dai, presentalo tu in maniera più ufficiale. Allora, Wolf, nato in Germania. Quindi in Bavaria, Bayern, sì, in the Bayern, sì. Nel land, la birra, esatto, ed è una persona incredibile perché è un tedesco che ha deciso di vivere in Italia. Già questo è una scelta incredibile perché la sua razionalità si deve scontrare con la creatività italiana, però ha seguito secondo me la filosofia, una filosofia che dice la ragione dovrebbe essere sempre schiava della passione. Da quanto tempo sei in Italia, Wolf? Adesso 5 anni. Cinque anni. E da quanto tempo collabori con il mondo del triathlon e dell'Ironman in particolare? Perché è di questo che, ti occupi, insomma. Sono stato in Hawaii forse 90-95 e ho visto alcuni atleti e dopo... Cosa ci facevi tu alle Hawaii nel 95? Solo turista. Turista. Quindi tu eri in vacanza e hai visto la gara, sì, praticamente, la gara. Quindi era ottobre di quell'anno. E dopo ho incontrato un amico e noi sono andati in Sudafrica per l'Iron Man. E dopo noi abbiamo prendato il logo di Iron Man da Rot a Francoforte. Sono invitato. Quindi tu e un tuo amico? Però il tuo amico era un triatleta, tu no? No, anche lui no. Anche lui no? Anche lui no. Ah, quindi avete intuito il potenziale di questa cosa? I ragazzi che devono gareggiare. No, però se tu l'avessi fatto magari lo conoscevi meglio, no? No, guarda Linus, che l'organizzatore, il fondatore, la persona che ha ideato l'Ironman non l'ha mai fatto. Era una fotomodella, si chiamava Valerie Silk e non aveva mai fatto l'Ironman. È chiaro che bisogna conoscere questo mondo perché lo devi frequentare e soprattutto lo devi amare, però non necessariamente devi essere un triatleta. E quindi con il tuo amico avete organizzato un Ironman in Germania? Sì, noi abbiamo fatto l'Ironman Francoforte, dopo io sono andato in Italia da 5 anni. Noi siamo in Italia. Tu stai a Pescara, giusto? I cose sono un po'... Evolute. Sì, un po' cambiate. Dopo 3 anni, l'anno scorso, noi abbiamo fatto il primo 70.3, ogni anno... Al quale noi abbiamo partecipato, insomma, del quale abbiamo lungamente parlato. Grazie, e che ha avuto un grandissimo successo. Quanti concorrenti c'erano lo scorso anno? Quanti atleti partecipanti? L'anno scorso 1250, verso quest'anno noi siamo 1700, ma 1700 dobbiamo chiudere. Faccio l'annuncio, fra una settimana le iscrizioni sono chiuse, quindi se volete iscrivervi dovete farlo adesso. Adesso o mai più. Dovete indossare la pelle del leone. E attenzione, Nicola ci dice le distanze del 70.3. Le distanze del 70.3, è mezzo Iron, quindi 1,6 km di nuoto. 1,9 km. E 9 di nuoto. 1,9 km. 90 di bicicletta. Come la paura, la bicicletta fa 90. E la mezza maratona, cioè 21 km di corsa, l'anno scorso ho fatto. E se ce l'ho fatta io, ragazzi, ce la potete fare anche voi. A 21 km. Dovete aggiungere i 97 metri perché sono quelli che vi faranno tagliare il traguardo e sono quelli che vi riempiranno di gloria. Volevo sapere se si può fare anche quest'anno a squadre. Sì. Quindi no, si può fare a squadre? Sì. Può fare a squadre. C'è posto ancora? Adesso sono registrato 150 squadre. Sono alla fine 450 atleti, sì. Ok. È incredibile per noi. C'è posto ancora?
Sì, quindi trovate due amici, se siete forti nella corsa, trovate uno che va in bicicletta, un altro che nuota, oppure se siete dei nuotatori, trovate uno che va in bici, e si può fare, forse, ma forse se inizio ad allenarmi, quest'anno la faccio, io la faccio in bici e tu di corsa. Vediamo. Forse la faccio ancora in bicicletta. Cerchiamo soci. Ecco, esatto. Ragazzi, pensate che voi fate tutto. Da sole. L'acqua non ci vuole bene, abbiamo sempre problemi di galleggiamento. Perché noi pensiamo anche di una lunga distanza in Italia. Sì, noi speriamo prima o poi di fare un Ironman. Lasciatemi tutto alle spalle e iniziate a nuotare, correre come dei lupi. Uomo, come Wolf. Si chiama questa canzone? Si chiama Wolf, in onore di Wolf. Risolve problemi. La canzone si chiama Wolf e questa è Radio DJ. Con noi c'è Mister Fuori Tempo Massimo, Aldo Calandro. Perché Nicola mi stava chiedendo alcuni dettagli su quelli che fanno l'Ironman, che fanno il triathlon. Segnatamente mi chiedeva se quelli che fanno, quelli bravi, insomma, corrono con gli stessi pantaloncini, con l'imbottitura con cui fanno anche la bicicletta. È impossibile correre, l'altro giorno. In realtà ma l'imbottitura è molto leggera. Sono andato dal mio stilista e ho preso un pantaloncino da mountain bike. Da donna, con quel culo grosso che c'hai adesso, una taglia M da donna, quindi pantalone da mountain bike un po' corto, e ho fatto domenica la prova bici corsa con quel pantaloncino. Si corre bene e correrò con quello. Bene. Ma tu fai tutto il mezzo Ironman? Non solo, farò anche un Ironman dopo. va bene, adesso però adesso io però vorrei veramente col cuore che Linus ancora si decidesse a nuotare, e per questo voglio raccontare la storia primo dei caimani del Piave. Tu sai che in Italia c'era un corpo speciale durante la prima guerra mondiale che si chiamavano caimani del Piave, cioè erano dei nuotatori fortissimi, addestrati proprio per il combattimento in acqua, che attraversavano il Piave, erano stati addestrati per attraversare il Piave col coltello fra i denti, un costume e nient'altro, ed erano esperti nell'arte marziale del judo. Questi sono stati, questo quando accadeva, hai detto, nella prima guerra mondiale. Dopo di questo ci sono stati degli altri corpi specialisti nel nuoto, ed erano gli Alamo Scout. Questo era un altro corpo che usava una esercitazione e un addestramento nel nuoto importante, che secondo me è quello che dovrebbe fare Linus. Dovevano nuotare. Aspetta che me lo segno. Allora, dovrebbero nuotare nel surf. Tutto questo è Wolf, lo guarda, ma che cazzo. Non ci fare caso, Wolf. Il surf è dove l'onda si rompe. Ecco, loro dovevano nuotare, in pratica, lì fuori da questa barriera corallina. Erano stati creati nella Nuova Guinea e dovevano fare azioni al di là delle linee nemiche e dovevano entrare nel territorio nemico sempre tramite o il mare o le vie d'acqua. Quindi erano addestrati per nuotare. Allora loro cosa dovevano fare? Dovevano nuotare dove l'onda si rompe. E sulla riva c'erano degli istruttori che sparavano. Cioè sparavano. Non mica vero. No, sparavano veri. Sparavano veri, ma non addosso a loro, sopra le loro quindi teste. Quindi la tua idea sarebbe che io nuotassi in mare e tu mi spari. È presente il film. Mi piace. Com'era quel film lì che sparavano? Gomorra? Gomorra, ecco, sì. La scena è quella. I due ragazzini con il calascico. Col calascico che sparano. E Linus che lì nuota. È la volta buona che imparo. Impara a nuotare. Grande uomo, mi sembra un'ottima idea. Torniamo per un secondo invece al 70.3 di Pescara. Cambia un po' tutto quest'anno, no? Per gli appassionati, c'è il percorso. Tanto per cominciare non si parte più a mezzogiorno, ma si parte alla mattina. No, noi partiamo, ragazzi, Italia, 47 nazioni. Noi partiamo alle 9. Quindi questo è un vantaggio, è perché il mare alle 9 del mattino è quasi sempre calmo. Così, e noi facciamo a mezzogiorno di solito il course nel mare. Un triangolo. Dopo un bike course il nome highway, una specie highway, di tangenziale che gira intorno. Una speedway. Di 14 km, dopo un double loop, giro. Un anello. Sì, dopo 90 km. Quindi quest'anno niente montagne? Sì, un po'. Poco.
è un loop di 36 km, due volte più il 14 dopo, iniziale. Dopo zona di cambio e dopo noi abbiamo anche un trail loop course per il running, ma quest'anno con il ponte. Sì, cioè c'è un ponte in mezzo. Il simbolo di Pescara è anche il simbolo dell'Ironman, è questo ponte pedonale che attraversa il fiume. Quindi o fai come il caimano del Piave e lo attraversi a nuoto, oppure cosa fai? Nuoti, poi pedali e poi calpesti la terra. Ma nella luce, uomo. Certo, uomo. Vai, uomo. Questi sono i Counting Crows. E come si chiama il brano, uomo? Ullalala. Pedala. Avrei voluto sapere quello che so adesso quando ero giovane. Quando ero morte. Prego. Quando facevo gli Ironman e non andavo fuori tempo massimo. Quando ero un uomo come te e come Wolf. Uomo, uomo, puoi ripetere anche agli ascoltatori quello che stai dicendo a Wolf? Cosa diceva la canzone? Avrei voluto sapere adesso, com'è? Avrei voluto sapere quando ero giovane quello che so adesso. Avrei voluto sapere quello che so adesso quando ero più forte, cioè stronger, stronger and younger. Uomo, sembra incredibile, ma i caimani del Piave esistevano davvero. Sono arrivate un po' di testimonianze. Saluto Filippo dalla provincia di Treviso e Stefano, che è ancora tuttora un caimano del Piave. Dice che nel Piave ci sono spesso anche soltanto 12 gradi, quindi è un posto dove nuotare non è semplicissimo. E confermano che sono stati i primi a praticare le arti marziali del judo? Dice mio nonno era un caimano del Piave, era senza denti per l'abitudine di tenere il coltello appunto fra i denti. Ma ragazzi, è quello che dice Confucio. Sai cosa diceva Confucio? Era un po' Confucio. Non ho più i denti perché erano duri, ho ancora la lingua perché è molle. Capisci? Bello. Cioè bisogna essere flessibili nella vita. Se tu sei duro come un tedesco in Italia, grande Wolf. Bravo. Senti, in tema di stranieri in Italia, mi dicevi prima fuori onda che ci sono moltissimi stranieri che vengono a gareggiare, addirittura 42 australiani. Sì, 42 Fantastico. Australiani, penso tutti maschi o anche femmine? Half and half? No, Alfa è impossibile. Beh, comunque tante no, femmine. Alfa in 42 donne. In America sono Alfa in half. Dal Bondi Beach. Grande. Sì, poi molti inglesi invece. Sì, molti inglesi, sono 82 inglesi, americani, sono, non lo so, sono la terza nazione. Dicevi 47 nazioni diverse? 47, sì. Porca miseria. Ma è anche una forse di Taiwan, una di non lo so, di Congo, penso, una di qualcuno in Africa. Questo perché è bello fare turismo sportivo o perché magari è difficile trovare gli slot in altre gare? No, penso che noi siamo un po' fortunati perché noi siamo in Italia solo. E quindi uno unisce una vacanza. Noi e gli australiani sono anche per alcuni giorni a Roma. Certo. No, però voglio dire che quando andate all'estero, l'Italia percepita all'estero e dall'estero ha tutta un'immagine completamente diversa da quella che sentite sui giornali, che leggete sulla televisione. È un'Italia che sì ha dei problemi, ma anche una bella Italia. È anche un grande fascino. Allora, l'appuntamento è per quando? Domenica? Domenica 10 giugno. 10 giugno, quindi fate ancora in tempo a iscrivervi e anche ad allenarvi. Insomma, allenarvi. Rifinitura. Da zero magari è un po' difficile, ok? Allora, posso dare un consiglio? Mettere 30 secondi. 30 secondi. Però. Allora, domenica c'è stata questa corsa a Londra bellissima, dove Martin Lell, un atleta di 34 anni, è riuscito a arrivare secondo per la seconda volta, battendo in volata gente più giovane di lui. Gente che aveva dei tempi migliori di lui, perché lui è un vecchio leone. Però, come noi? Però cosa succede? Sai cosa dicono in Africa? Quando la pelle del leone non serve più, ti devi mettere addosso la pelle della volpe. E se volete organizzare un Ironman, dovete mettervi addosso la pelle del lupo. Ti stavo aspettando. Grazie Wolf, grazie uomo. Ciao, nuotate, ciao, lunedì a tutti. Ma sempre nella luce.